Ciao a tutti! Oggi in questo nuovo video parliamo di un argomento interessante che qualcuno mi aveva chiesto già da tempo e ho sempre rimandato, ma tanti mi avevate in realtà chiesto di parlare di cosacchi. Chi sono i cosacchi, da non confondere con i kazaki del Kazakistan? Cosacchi è una cosa completamente diversa e oggi cerchiamo di capire chi sono questi cosacchi e perché sono collegati con la Russia e con l'area dell'est, diciamo, e la storia e tutto quanto. Se vi piace questo tipo di video, iscrivetevi al canale, mettete like a questo video e nei commenti scrivete quale cosa vi sarebbe piaciuto vedere di più, cosa ancora non sappiamo della Russia e volete sapere e scoprire. E chi mi vu vuole sapere le cose dell'attualità mi deve seguire sul mio canale Telegram, che si chiama sempre Matryoshka3010, lascio tutti i link qui sotto al video. I cosacchi in russo si pronuncia come kazaki, traslitterato come kazaki, deriva dalla parola turco-tartara che sarebbe kazak, nomade o uomo libero. Sono un'antica comunità militare che vive nell'Europa orientale in maggioranza della steppa ubicata tra l'Ucraina e gli zarati del nord-est. Non solo l'Ucraina, in realtà in tutta l'area dell'ex Unione Sovietica, ce ne sono anche in Kazakistan, ce ne sono state negli Urali, eccetera, eccetera. Parliamo da dove viene tutto. Secondo il massimo storico cosacco Anatoly Gardiev, la loro origine andrebbe rinvenuta nelle popolazioni russe, originariamente deportate come schiave dei tartari e che ben volentieri in seguito accolsero nel loro file avventurieri, contadini, servi della gleba russi in fuga. Quindi nasce proprio come una comunità, non è una nazionalità, ma è un tipo di comunità. Quindi dal turco Kazak è una persona libera, una persona libera. È una comunità di persone che ha che accomuna questione etnica, sociale e storica anche. Quindi potrebbero essere russi, ucraini, bielorussi, calmucchi, buriati, bashkiri, tartari, assiezi e altre sub-etnie, diciamo così. Con tale termine, prima parlando appunto solo di popolazione tartari delle steppe a sud-est della Russia, se parliamo del Tatarstan, dove è adesso Tatarstan, quindi si va molto in là verso di qua, non è che ci si ferma solo alla parte sud, diciamo, dove c'è l'Ucraina, per capirsi. Quindi dal XV secolo il nome fu attribuito a gruppi slavi e slavi di origine anche ucraina che popolavano i territori che si estendevano lungo il basso corso del fiume Don e Dnieper. E questi erano cosacchi, cosacchi dello Zaporozhye. In questo senso i cosacchi non costituiscono un gruppo etnico vero e proprio. Altre zone furono la pianura ciscaucasica, Kuban, Terek, altri fiumi, Volga, anche il basso del Volga, la steppa degli Urali, la steppa del bacino del fiume Ural e alcune zone della Siberia orientale nel bacino del fiume Amur. Geograficamente e etnograficamente i primi cosacchi si dividevano in base a dove na nascano, ecco, ucraini e russi ce ne sono stati. Poi c'era la divisione in liberi e servi, che sarebbero volne e služlive. Liberi o servi, e dei centri dei cosacchi, no? Quelli liberi erano dei fiumi appunto Dnieper, Don e dopo Ural Yaik, tanto che ce ne sono le città intorno al fiume Ural, soprattutto prima si chiamava Yaik, loro li chiamavano Yitzchi e Kazaki. Erano delle città dove c'erano le chiese, erano delle città costruite quasi dai cosacchi e Terek anche, eccetera, eccetera. Quindi si parla anche appunto dello stile di vita anche che facevano e vivevano vicino ai fiumi e come loro, e la steppa appunto le dava quel tipo di stile di vita, no? Quindi questo fatto di essere appunto vivere in queste steppe grandi, qui troviamo la caccia, pesca, ovviamente pascolo degli animali, eccetera, eccetera. E per dirvi che fino al XVIII secolo non potevano coltivare il grano, cioè non potevano far crescere il grano, perché dovevano appunto, addirittura potevano rischiare la pena di morte se dovevano coltivare il grano, quindi era proprio stile molto nomade di vita e loro erano sempre in conflitto con i loro vicini nomadi e quindi il loro scopo, diciamo, di tutto e molto grande anche valore è la guerra per loro come
percezione. Guidati da un ideale di vita avventurosa, caratterizzata da una propria cultura, gelosi anche della propria autonomia, finirono per svolgere il ruolo di difensori della religione ortodossa e dei confini più remoti dell'impero zarista, soprattutto contro i tartari, contro i turchi, e quindi, diciamo, erano i pionieri nella conquista di nuovi territori in nome dello zar. A questo scopo, occupavano delle aree cuscinetto ai confini dell'impero. Ed era anche affidata a loro la raccolta della tassa, di un'imposta che si chiamava Yasak. Ed è qui nella storia ce ne sono stati tanti cosacchi famosi. Nel 1606 vediamo Ivan Balotnik, Stenka Razin, Kondrat'j Bulavin, Ivan Mazepa, cioè ce ne sono stati tanti. Uno dei più famosi, Emelyan Pugačev, che ci sono stati anche dei monumenti fatti a lui e anche le vie date, insomma, in nome di lui. E devo dire che lo Stato ha reagito con le repressioni durissime, esecuzioni e anche torture. Lo zar Pietro il Grande abolì l'elezione degli ataman perché ataman era quello a cui dava il potere centrale. Quindi anche le rivolte di Pugačev, l'imperatrice Caterina II decise di sopprimere e ha fatto un sacco di repressioni, ha colpito molte comunità, appunto cosacche. A un certo punto quasi i cosacchi quasi erano inesistenti in Ucraina, divennero comunque le truppe irregolari dell'esercito imperiale russo classificabili come cavalleria leggera, perché loro sono a cavallo. Loro sono, cioè, nella mia immagine, quando penso a un cosacco, lo immagino col cappello, con il classico abito e sopra un cavallo, ovviamente con la spada. Quindi, quando passarono dagli zar, dovevano procurarsi i cavalli, le armi bianche a proprie spese, mentre armi da fuoco erano fornite dallo Stato. Queste truppe erano organizzate in corpi chiamati vojski, che adesso anche c'è questa parola, si usa. E ciascuno arruolato nell'area di insediamento cosacca di cui prendeva il nome. Durante la ritirata di Russia di Napoleone, i cosacchi del Don furono decisivi per attaccare e indebolire progressivamente l'esercito francese in continuo movimento. Apparivano all'orizzonte sui fianchi dell'armata, oppure sbucavano dai boschi che costeggiavano la strada dove si trascinava la colonna ritirata, e colpivano rapidamente i gruppi di ritardatari, le sbandate, le pattuglie inviate alla ricerca di cibo e legname. Sempre alla ricerca dell'indipendenza, i cosacchi, in cambio del loro statuto speciale e dei privilegi concessi dal potere, si trasformarono in fedeli soldati dell'impero e poi in gendarmi dello zar. Nel secondo 800 e nei primi decenni del 900, il regime zarista usò i cosacchi come forza di polizia a cavallo per reprimere le rivolte, perché loro sapevano molto bene combattere, perché appunto loro fulcro era la guerra. Durante la rivoluzione russa, le truppe cosacche furono impiegate con funzioni di polizia nei confronti dei rivoltosi, spesso per sedare, affrontare, insomma, disperdere i quartieri rivoluzionari, eccetera. Loro inizialmente avevano appoggiato la rivoluzione, schierandosi con la rivoluzione di febbraio, e mentre sostenevano la Repubblica, diciamo, russa, però poi passarono in gran parte alle forze bolscevichi, armate bianche, perché appunto volevano più autonomia. Con la sconfitta delle forze filozariste, molte lasciarono i territori sovietici, perché c'è stata decosachizzazione dal 1919, il comitato centrale del Partito Comunista Bolscevico l'aveva stabilito. Quindi ci sono state deportazioni di massa, fucilazioni discriminate e il loro tanto impiego nei lavori forzati, eccetera, eccetera. 100.000 più o meno cosacchi si rifugiarono all'estero e hanno fatto sì che hanno fatto migrazione, insomma, massiccia. La politica della decasacchizzazione ha avuto culmine nel 1925 e lì voleva cancellare appunto loro tutto quello che riguarda i cosacchi. Mentre durante la Seconda Guerra Mondiale i cosacchi combatterono nell'Armata Rossa contro le truppe dell'Asse che avevano invaso la Russia, e riparti di cavalleria cosacca attaccavano i carri armati tedeschi sparando sui comandanti che sporgevano delle torrette. I comandanti cosacchi attaccavano i carri armati tedeschi, quindi lo facevano abbastanza molto bene. Però la cosa interessante è che anche qui, nonostante parte di loro, dopo la decosacchizzazione, lusingati, diciamo, dalla prospettiva di riguadagnare la perduta autonomia, passarono nelle file tedesche anche. Parliamo della Wehrmacht, parte del Waffen-SS, precisamente Kosaken, esisteva, SS Kosaken Cavalier Corps, quindi altri volontari cosacchi reclutati tra i prigionieri di guerra dei tedeschi furono inquadrati nell'esercito russo di liberazione del generale Vlasov.
Anche il Regio Esercito Italiano arruolò un reparto cosacco, anche in questo caso prevalentemente fra i prigionieri di guerra, il gruppo Squadroni Casacchi Campello al comando del maggiore Ranieri di Campello. Quindi, insomma, cos'è che qui c'entra anche l'Italia? Con la legge federale della Federazione Russa del 5 dicembre del servizio pubblico dei cosacchi di Russia è stato ufficialmente istituito il corpo paramilitare dei cosacchi registrati dalla Federazione Russa con compiti durante i periodi di pace, principalmente legati alla conservazione, tutela e recupero delle foreste, educazione dei giovani secondo valori patriottici, la preparazione per il servizio militare, l'assistenza durante calamità naturali, incidenti, incendi, stati di emergenza e di ordine pubblico. Quindi loro hanno tutto un insieme di loro rigidi schemi, tipo se uno fa un qualcosa, lo picchiano proprio, lo frustano, diciamo, ancora in questi periodi. Ci sono le comunità cosacche, dei cosacchi, loro si incontrano, fanno riunioni, fanno dei loro consigli, quindi c'è sempre, loro ci sono presenti. Ed è proprio un tipo di comunità. Adesso è più che a livello militare, adesso è più culturale, ecco, diciamo magari di più culturale, perché è chiaro che non è che ci siano tutti questi combattimenti in corso rispetto a prima, no? I libri, chi vuole leggere un po' di libri sui cosacchi, c'è un bellissimo libro di Lev Tolstoi, lo sapete, è il mio preferito, che si chiama I Cosacchi, proprio così si chiama. Mikhail Lermontov anche ha scritto un bel libro che leggevamo anche a scuola, Un eroe del nostro tempo, un eroe nascevo vremini. Mikhail Sholokhov, bellissimo libro, c'è anche un film, Il Placido Don si chiama, molto bello anche lì, Alexander Pushkin, La file del capitano, anche molto interessante, e Gogol ha scritto, che era un scrittore ucraino, Gogol, Taras Bulba e Via. Questi sono libri bellissimi, se trovate ci sono anche dei film su questi argomenti qui, che potevano essere interessanti, appunto. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, scrivete nei commenti che altri argomenti volete, appunto, parlarne sulla Russia o collegato con l'Unione Sovietica o in generale dell'attualità. Fatemi sapere, scrivetemi i vostri commenti, vi auguro buona giornata, passiva e